Fateci uscire! Fateci uscire! Noi qui soffochiamo! Fateci uscire! Noi qui soffochiamo! Il carro bestiame è al con! Stiamo morendo come animali! E anche gli animali hanno questo trattore! Fateci uscire! Vogliamo soffocare! Pietro Floridia, e un paio d'anni fa ho fondato questa compagnia che si chiama Cantieri Meticci. L'idea è quella di far convergere in una compagnia teatrale persone provenienti dal maggior numero di nazioni possibile, nel tentativo di creare una delle prime compagnie in Italia e in Europa, per l'appunto composte da rifugiati politici, richiedenti asilo, migranti, proprio perché ci sembra che sia l'unico modo per interpretare i cambiamenti del nostro mondo, cioè avere una chiave di lettura del mondo soltanto bianca o soltanto fatta di europei risulta sempre di più inadeguata a capire la complessità che le nostre città vivono. E quindi il teatro, che dovrebbe essere luogo di problematicità e luogo in cui la città converge nello smontare, come dire, le visioni uniche del mondo e renderle poliedriche, allora a nostro avviso non può che farlo mescolando le esperienze più diverse. E quindi siamo a compagnia di una trentina di membri che arrivano da 20 paesi diversi e che stanno intraprendendo un percorso per trasformare così la vocazione teatrale di molti in un lavoro. Questa è la partita più difficile: o diventa un lavoro, altrimenti i migranti specialmente non possono permettersi di fare teatro così per hobby. Viene buttato a mare per salvare cosa? E
allora ci sembrava un modello metaforico interessante per ragionare di questo. E quindi iniziamo con un laboratorio, iniziamo ragionando tra membri della compagnia, iniziamo portando questa metafora nei centri di accoglienza, nei nostri laboratori, mescolando scritture molto diverse. In questo spettacolo ci sono, c'è Hans Berger, un grande poeta, saggista tedesco, che ha scritto un libretto chiamato La fine del Titanic, e ci sono le scritture dei partecipanti stessi, degli attori, mie, a mescolarsi. Anche qua, a Pisa, il percorso è stato di questo tipo.